Vladimiro Vocali, sindaco di Perugia. Oggi più che mai nelle città si misura la capacità di innovazione su temi fondamentali del dibattito a livello internazionale. Questo energetico ai primi posti. Noi siamo una città che deve, a mio avviso, per la storia, anche per la tipologia della nostra città, del nostro territorio, dunque la ricchezza ambientale, paesaggistica, storica, culturale, siamo obbligati a costruire una città sostenibile. Nel campo dell'energia è uno dei temi sui quali ci siamo spesi di più e nella sostenibilità ambientale della mobilità pubblica in particolare, un grande progetto di riorganizzazione della mobilità nella nostra città che vede nel mezzo privato, nel mezzo pubblico e nel mezzo pubblico di mobilità alternativa, scale mobili, mini metro, dunque mezzi non inquinanti al centro, ma una grande interconnessione anche con ovviamente la strada ferrata. Noi abbiamo due linee importanti, quella regionale e quella di RFI, e la riconversione dei autobus su gomma. Grande attenzione alla produzione di energie alternative. Siamo uno dei pochi comuni, adesso non so il numero preciso, ma so che siamo non una grande maggioranza, che hanno redatto un piano energetico comunale che si pone degli obiettivi precisi, verificabili e soprattutto obiettivi che vanno nella riduzione, da un lato della riduzione del consumo energetico, penso alla pubblica illuminazione, penso comunque a tutta la bolletta energetica pubblica, ma alla produzione di energia con fonti rinnovabili, fotovoltaico in primis, e una grande spinta al privato per la riconversione energetica degli edifici, per la produzione di centrali di cogenerazione, insomma. Grandi azioni e grandi interventi in un cambiamento culturale che deve accompagnare questo percorso da parte di tutti i cittadini. Si è parlato prima di attrattiva di una città intelligente, quindi voi avete un'università tra l'altro che attrae tanti studenti da tutto il mondo e in più mi pare abbiate dato il via a un processo di un reale mix energetico virtuoso e quindi intelligente che penso si unirà anche a delle reti adeguate per sostenere tutto questo. Eventualmente anche un programma di mobilità elettrica con reti intelligenti. Quindi diciamo che Perugia può diventare un laboratorio, una città d'arte e laboratorio sul futuro. Ma guardi, l'ambizione è questa. Perugia è città universitaria, città di grandi istituti di alta formazione, università italiana, università per stranieri, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio, sono eccellenze culturali. Chi ha queste realtà nella propria città è obbligato a innovare, a sperimentare e a provare a diventare un punto di riferimento. Lo siamo stati, già da qualche decennio nella direzione della mobilità all'interno del centro storico, penso ai progetti dei parcheggi a corona, delle scale mobili, poi lo siamo adesso con il mini metro e lo stiamo diventando con l'utilizzo appunto di quelle opportunità che sia il governo nazionale che regionale che europeo ci danno nella innovazione penso al parco auto delle nostre aziende di mobilità, nella loro riconversione da autobus elettrici, ma penso all'utilizzo del treno, penso all'interconnessione che dobbiamo mettere in campo e anche il coinvolgimento dei privati, perché ci sono interventi che debbono vedere anche un'industria, una filiera, no? Quella della riconversione del parco auto, quella della produzione di distributori di energia per auto pubbliche e private, insomma una grande ambizione, ovviamente con step. Sì, la cosa fondamentale è che questi interventi hanno bisogno di convinzione politica, hanno bisogno di risorse, ma hanno altrettanto bisogno di un cambiamento culturale, in chi governa e in tutta la cittadinanza che deve avere la consapevolezza che viviamo in un mondo che dobbiamo tutelare, conservare e la qualità della vita passa anche per questi aspetti. Un'ultima domanda veloce su questo patto dei sindaci che la Commissione ha firmato proprio qui l'altro giorno con la Commissione europea sull'efficienza energetica, un progetto interessante dove la Commissione ha indicato proprio nelle province un ambito ideale su cui lavorare direttamente. Beh, io lo dicevo all'inizio, di questo sono assolutamente convinto. I grandi obiettivi che gli stati, i governi nazionali pongono, congiuntamente o come singoli stati, sono attuabili se tu hai un motore nel territorio che questo
che lo fa viaggiare, che questo processo lo rende attivo e partecipe. Per cui gli enti locali sono un perno centrale, debbono essere messi nelle condizioni, da un lato con risorse economiche, ma anche con un sistema normativo che gli consente di essere più rapidi, più efficienti nell'attuazione di politiche e nel rapporto con il privato. Molte grazie.